Bene, allora io sono Lidia Schillaci, sono una cantautrice, non sono abituata ai talk, più che altro a cantare, però oggi mi sono preparata un po' di appunti così almeno non dimentico niente. Sono felice di stare qua e di parlare del tema di questo TEDx Unito, Internet of People. E vi dico perché. Diciamo che è un tema su cui mi sono cimentata con il mio lavoro. Ecco, meglio così. E perché credo profondamente nella definizione di internet delle persone e per le persone. Per me usare internet, usare la connessione, mi permette di stare più vicina alle persone e di potenziare appunto le proprie abilità, le proprie passioni, quello che sappiamo fare meglio, insomma. Anche se oggi dobbiamo dire che siamo un po' tutti automatizzati. Sentivo prima appunto il professore, io la prima appunto, non so se vi capita di stare per strada dove cercare una via e dover usare il navigatore satellitare. Io non ce la faccio, per esempio, senza il navigatore, non riesco mai a trovare la via. E poi molto spesso mi è anche capitato, che ne so, la voce del navigatore dice gira a destra, gira a sinistra. Una volta il navigatore mi ha detto gira a destra, però a destra il navigatore non sapeva che c'era il dirupo. Meno male che non ho seguito il consiglio, perché sennò non sarei stata qui a raccontarvi la mia storia. E facciamo fatica certe volte, che ne so, a memorizzare, non so, i numeri di telefono. Io appunto facevo fatica a memorizzare il discorso, però magari ce la farò, spero. Però ecco, mi sono fatta un po' di domande e mi sono chiesta, nella mia esperienza, quanto ci può servire internet nella vita, quanto ci può aiutare, quanto ci può rendere vicino alle persone, quanto può essere utile a noi proprio come persone. E soprattutto una domanda me la sono posta proprio ben chiara per il mestiere che faccio: possiamo tramite internet trasmettere emozioni reali? Beh, questa cosa è una cosa che mi ha colpito fin da subito e vi racconto una storia che è la mia storia. Io un po' di tempo fa stavo scrivendo dei pezzi in studio e in quello stesso momento, dall'altra parte dell'oceano, a San Francisco, un gruppo di creativi stava creando e realizzando un'applicazione che permetteva a tutti noi, dal proprio smartphone, di potersi connettere in diretta, in live streaming, e poter vedere cosa succedeva dall'altra parte del mondo in quello stesso istante. Questa applicazione è arrivata in Italia molto presto. E quando l'ho avuta tra le mani, sul mio telefono, ho pensato, questa è una cosa geniale, è fantastico, perché ho subito collegato e mi è venuto subito alla mente che il mio telefonino poteva diventare per me, che facevo musica, il mio palcoscenico digitale, il mio palcoscenico libero da qualsiasi paletto. Potevo fare quello che volevo, potevo esprimermi in piena creatività con la mia musica. Allora ho fatto una cosa, ci ho pensato bene e ho detto, sai che faccio? Creo un live, voglio creare un live, voglio dare un nome a questo live. Ho creato un piccolo format in realtà, l'ho chiamato Lidia Live, è molto semplice, non ci ho pensato parecchio. Però, insomma, Lidia Live consisteva in questo: io stavo a casa e facevo delle live session davanti al mio telefonino, aprendo questa diretta streaming. E improvvisamente si apriva una diretta con tantissime persone che mi seguivano da ogni parte del mondo, dall'America, dal Messico, dall'Europa, da ovunque. Io cantavo.
Ho cantato davanti al mio telefono prima da sola, poi ho detto no, da sola no, con il mio musicista, vabbè, facciamo piano e voce, chitarra e voce. Poi ho addirittura organizzato delle cene a casa mia, invitando tutti i musicisti a casa mia, ho fatto delle jam session pazzesche. C'era la gente dall'altra parte che scriveva, continuava a mandare messaggi, che si divertiva, e in quel momento stavo condividendo un'emozione tramite un telefono. Mi ricordo ancora oggi, non è passato molto tempo in realtà, che mi sono presentata con una prima canzone, una canzone che ho scritto io, perché volevo presentarmi proprio come vorrei fare oggi con voi. Questa canzone che ho scritto parla della mia terra, parla delle mie origini, io sono siciliana, e questa canzone l'ho scritta proprio in siciliano e ve la voglio dedicare. Davanti a st'alba, ora io voglio cantare, perché mi sento ora un funno rimasto mare, e li tocchi sono ora a questo così dolce, e sento dire al mio cuore troppo tormento, e può arrivare una stiocchia così bella, che quando piangi non fa spuntare su. Un voglio chiù per dire tempo presso a tia la terra così fredda ma così mia, questo tramonto che t'ho visto nasto più stare qua con te. Per dire tempo appressati a te alla terra così fina, così mia, questo tramonto che t'ho visto nasto mare. Voglio stare qua con
Grazie mille. Bene, diciamo che il Lydia Live non si è fermato tra le mura di casa mia, ma perché non poteva fermarsi lì? Io volevo connettermi con le persone. E allora ho detto, non può fermarsi qua, devo trovare il modo. Sono uscita da casa col mio telefono e ho portato con me pure i miei musicisti, perché era meglio così. E allora ho detto, voglio fare musica per strada. Voglio fare musica per strada in diretta streaming, live. Voglio connettere le persone da tutte le parti del mondo che mi stavano seguendo e volevo renderli partecipi della mia emozione, creando un contatto, non solo con la rete, ma un contatto reale, fatto di emozioni, di cose che si sentono, oltre il telefono. E allora ho fatto diventare questo Lydia Live Street Show, l'ho chiamato proprio così, Street Show, concerto per strada, uno show per strada, e ho scelto due location in particolare, la città di Roma e la città di Milano. Sono andata nei posti più belli che mi piacevano, perché volevo trasmettere tramite il telefonino, volevo far vedere anche le bellezze che abbiamo noi qui in Italia, volevo far vedere il Colosseo, Castel Sant'Angelo, a Roma ce ne sono tantissime, volevo far vedere il Duomo di Milano, il Palazzo Sforzesco, quello era il mio background. E poi c'erano i miei musicisti e la mia musica, ed è stato bellissimo, perché si è creata veramente una connessione, si è realizzato il mio desiderio, creare questa interazione tra le persone. E è stato pazzesco, perché io cantavo live in diretta streaming, le persone mi seguivano da lì e molte persone che si trovavano in Italia venivano a trovarmi nei live. E succede ancora oggi in giro, quando sono in giro a fare gli street show, perché li faccio continuamente. E questa cosa mi ha fatto capire realmente che il nostro futuro è fatto sì da internet, ma dobbiamo saperlo prendere e usarlo per essere noi stessi, per essere persone che sanno comunicare. Non dobbiamo farci automatizzare. Quindi vi dedico quest'altra canzone. Io, vi ricordate, prima vi ho detto che stavo scrivendo i miei pezzi. Sto continuando a scriverli, ancora non posso farveli sentire, ma conto di farlo presto. Però voglio farvi sentire una canzone che mi fa volare, mi fa sognare con la creatività e mi dà questo senso appunto di crederci realmente nelle cose che cambiano. E ho rifatto totalmente l'arrangiamento di questa canzone che conoscerete sicuramente, e ve la dedico. Grazie a tutti. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito. Incominciavo a volare nel cielo infinito. Dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole, ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Suonava soltanto per me. Volare, oh.
scansare. Nel blu dipinto di blu, felice di stare là. Grazie a tutti, Ivano Icardi alla chitarra.